Buongiorno! Oggi è una bellissima giornata perché praticamente ieri, come avevo già detto in un altro video, in un vlog, se non sbaglio, ve l'avevo detto, ieri sarebbe andato il perito a fare la perizia della casa e in sostanza ieri ho sentito sia mia mamma che poi il Giancarlo, quello dell'agenzia, stamattina, perché mi aveva chiamato, però non voleva chiamare me, voleva chiamare un'altra persona. Comunque, vabbè, già che ci sei, mi ha spiegato un po'. Mi è venuto un enorme bollicino, ma guardate, mamma mia. Comunque, scusate, ma avevo sete. Comunque, mi hanno detto che il perito conosceva bene il ragazzo dell'agenzia, quindi sia mia mamma, perché era andata mia mamma ieri mattina, sia mia mamma che quello dell'agenzia gli hanno detto di fare una perizia più alta, in modo che così mi possano dare il mutuo e di sbrigarsi a fare insomma, una risposta, dare una risposta, e molto probabilmente mi danno il mutuo. Sì, non vedo l'ora, perché non vedo l'ora di andare a comprare tante cose per la casa. Ovviamente prima di comprare le cose, le cazzatine, insomma, ecco, come si suol dire, come fanno un po' tutti, prima devo comprare tutte le cose importanti, lavatrice, la televisione, insomma, tante altre pentole, minestrone, tutte queste cose. Tante cose, piatti, bicchieri, posate, me le dà mia nonna, perché mia nonna praticamente nella sua dimora, diciamo, non è una casa, è una dimora, quando era più giovane, comprava sempre tutti i piatti, i serviti, i bicchieri, posate, tutta questa roba, e li metteva in cantina. Quindi lei ha un sacco di roba ancora incartata in cantina, nella dimora. Appunto, me le dà lei tante cose. Comunque, ora devo ancora sentire quel mio collega che vi dicevo nel video scorso, perché ancora non l'ho sentito. Infatti, ora appena ho finito di registrare questo vlog, gli mando subito un messaggio. E tecnicamente dovrei anche mettere, sono 5 e mezzogiorno, ma ancora no, perché non mi ha chiamato. Dovrei mettere anche l'acqua per la pasta fra un pochino. O meglio, non so se vuole fare la pasta mia suocera. Vabbè, comunque adesso vediamo. Casomai adesso la chiamo. E mando anche, già che ci sono, mando anche i messaggi al mio collega, perché non so bene. Cioè, ovviamente mi hanno raccontato quello che è successo. Praticamente lui stava andando per la sua strada. Uno in motorino gli ha tagliato la strada, lui ha frenato, è caduto, e questo con il motorino è scappato, non si è nemmeno fermato. E ora sta una settimana a casa, poi non so quando torna. Scusate per questo fascio di luce qui dietro, quello è questo. Questo qui è questo. Ma se mi giro così si vede, quindi se mi giro così che è meglio, va? Boh, adesso vediamo un po' come gli va la cosa. Adesso le mando un messaggio, casomai. No, non ci posso andare oggi perché devo andare dal parrucchiere. Perché praticamente, allora, se vi ricordate, vi avevo detto che avrei dovuto fare la madrina per mia nipote al battesimo. E solo che senza cresima e comunione non potevo farla. Ieri mi ha mandato un messaggio mia cognata, dicendomi che ha parlato con il prete e fa un'eccezione per farmi fare la madrina. Certo, io poi comunque faccio tutto il percorso per fare la cresima, non è che, perché il mio sogno sarebbe sposarmi in chiesa con il mio ragazzo. Se mi sposerò con lui non lo so, comunque vabbè, io la faccio perché il mio sogno è sposarmi in chiesa, quindi senza quella in chiesa non ti sposi. Comunque,
farò la madrina a mia nipote, però devo andare appunto oggi a parlare col parrucchiere per fare praticamente. Avevo fatto un danno. Se vedete qui sopra sono mezzi arancioni. Perché prima erano più gialli, ora sono più arancioni perché mi ero fatta il colore da sola. Solo che era venuto un troiaio e quindi devo andare a far riprendere qui sopra. Le lunghezze le lascio bionde così, chiare così. Qui sopra devo andare a fargli riprendere un po', a fare lo scuro praticamente, questo, il mio colore. Diciamo, si sono un po' scarruffati perché ho portato fuori il cane. E poi dovrò farmi un'acconciatura. Solo che non so quale acconciatura, quindi se avete dei consigli da darmi, vi prego, datemeli. A me mi piacevano da partire o dalla cute, fare tutti i boccoli, o se no lasciare la cute qua, lisci. O tutti lisci così, o se no lisci e poi boccolosi alle punte. Però adesso vediamo. Datemi anche dei consigli voi, ma anche sul trucco, come potrei truccarmi. Ora non così, così è troppo leggero comunque. Certo, non è che è di giorno. Una cosa, ecco, è di giorno, anche sul vestire non ho idea, datemi dei consigli. Proprio non lo so. È di mattina la cerimonia, quindi mi devo basare anche un po' su quello. Ecco, però non so bene come vestirmi, come truccarmi, come farmi i capelli, ancora non so assolutamente niente. Ok. Mia suocera, come al solito, non risponde. Già mandata un messaggio al mio collega per sapere come sta, se è in ospedale, se è a casa. Ancora no, però non mi ha risposto, quindi probabilmente si starà riposando, non lo so. Vabbè, intanto apparecchierò. Ah, fra un po' vado a sbattere anche contro quella laggiù, questa, la porta del salotto. Comunque, apparecchiamo. Intanto, quindi fatemi sapere cosa mi potrei mettere per il battesimo, perché io non ho assolutamente idee, cioè proprio non zero, zero idee proprio. Questo non so perché non l'ha messo. Ieri sono andata a bollire la macchina, ho dovuto ricomprare anche questo. Ah, pensavo ci fossero i soci. Adesso poi vediamo un po' questo posto. Mamma mia, tira lento. Però avete visto che bella luce c'è fuori? Se sto fuori, guardate. Già, è bellissima. Qua c'è una vecchia. Mi sta antipatica. Però parlo piano perché ho la porta aperta, se no mi sentiva. Comunque è una vecchia strega. Non si fa mai cazzi suoi. Praticamente quando mi sono fatta male al ginocchio, non faceva altro che come si dice? Ah, povera piccina, mi faceva come stai? Che ti sei fatta? Insomma, tutte queste cose. Scusate per questa luce un po' così, ma sono nel ripostiglio che è buio e la luce di fuori. Scusate, comunque. Niente, diceva, ah, piccina, come stai? Che ti sei fatta? Ma come mai? Ma come è successo? Gli voglio dire, ma fatti un po' di cazzi, cavoli tuoi, cioè, nel senso non è che sei mia mamma. Ora scusate per il casino, ma sto prendendo i piatti. Comunque, cioè nel senso fatti i cavoli tuoi, non sei mia mamma. Antipatia. E in più c'è anche un vecchino che praticamente. Che sta, la vecchia sta, ora voi mi vedete di fronte, però la vecchietta sta dalla parte di qua, cioè dove c'è il frigorifero, il vecchio sta dalla parte dove c'è il quadro, questo qui praticamente sta dalla parte di qua, uno di qua, uno di là, e niente, anche lui sente praticamente, aspiri la macchina. Se ti aspiri la macchina qua sotto, praticamente lui ti fa mamma mia, dai noia, anche solo per la televisione rompe coglioni, cioè un vecchino rompicazzo, ma anche per i panni,
anestesi, praticamente, perché dice che l'acqua che gocciola dai panni gli va a finire dalla sua parte, cosa che lui sta dall'altra parte perché sono a blocchi qui. Mentre c'è questo blocco dove sta il mio ragazzo e poi l'altro accanto. Il vecchino sta in quello accanto di qua. È un rompiazzo numero uno il vecchino. Una volta infatti mio suocero si è preso con lui. Non mi ricordo per che cosa, però un rompiazzo. Veramente, quel vecchietto proprio. Non è che. Io non lo odio, perché odiare una persona è brutto. Però. Credo sia tornato il vecchietto, perché se non sbaglio va fuori il motorino. È un vecchietto un po' in sprint, sì, onestamente. E, niente, praticamente questo vecchietto rompe la mente il cazzo. A me l'unica volta che mi ha detto qualcosa, mi sono anche graffiata, vabbè. L'unica volta che mi ha detto qualcosa fu l'estate scorsa. Non mi ricordo per che cosa. Onestamente parlando, però mi disse qualcosa. Io non gli chiesi qual era il problema, cioè tranquillamente, non è che io sono una persona che non mi faccio tanti problemi, se ho qualcosa da dire te la dico tranquillamente, cioè non è che ho peli sulla lingua, ecco. E niente, questo vecchietto ha cominciato a. Stai dando noia di qualche cosa, cioè non stavo facendo assolutamente niente di male, cioè alla fine ero tranquilla, fuori, seduta, cioè nel senso non è che facevo chissà che cosa, però questo vecchietto ha cominciato a rompere come solito, come solito i vecchietti sono quelli più rompicazzo. Comunque, adesso ho finito di apparecchiare. Boh, non so se devo mettere l'acqua per la pasta, vabbè. Nel frattempo qua c'è il mio bambolattino. Bello, sei. Devo andare a comprare il regalo per mia nipote. Vediamo. E poi abbiamo deciso di, come regalo, di fargli il punto luce praticamente. Con il diamante, la signora ci aveva fatto vedere anche quello con lo zircone, però con lo zircone non mi piaceva tanto. Quindi allora alla fine abbiamo deciso di fare quello col diamante, perché tanto l'oro giallo non va tantissimo quest'anno. E poi comunque preferisco fare una cosa che si può mettere anche quando sarà più grande. Col braccialettino classico oro giallo non è che se lo può mettere sempre, mentre magari quella collanina col punto luce sì, ora la sfrutterà la sua mamma ora come ora, però, cioè mia cognata, però dai, tutto sommato poi in futuro se la mette. Vabbè, comunque, io vi mando un grosso bacio, mi raccomando seguitemi sui social, anche sul mio secondo canale. Io vi mando un grosso bacione, un altro grosso bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!